Ecco qua, spero che mi vediate perché io non vedo lo schermo. Ovviamente la notizia la saprete, se non la sapete, hanno ripristinato il canale YouTube di Radio Radio, cosa che io non sapevo ieri nell'altro video che ho postato su questo canale, che a sua volta è stato, due video di miei sono stati censurati solo perché ero incazzato su questo, per quello che succedeva. Dicendo cose che non c'era niente da censurare per me. L'accusa era che loro avevano nel loro canale c'erano contenuti sessualmente allusivi, pedofili. Ma YouTube, ma ci fate? O ci siete? E il problema è questo, giustamente ha detto Fabio Duranti. Noi ci abbiamo le spalle larghe, abbiamo un pubblico, ma le altre persone? Cioè, YouTube, ma chi ti credi di essere a giudizio insindacabile? Hanno fatto un video sulle mascherine, è stato tolto perché erano contenuti su armi da fuoco. Allora io vorrei vedere, voi andate, aprite YouTube e troverete migliaia di video sulle armi da fuoco. Ok? Per quanto riguarda il contenuto, quell'altro non vi invito a cercarlo perché mi sembra fuori luogo. Comunque, abbiamo vinto una scaramuccia, una schermaglia, una piccola battaglia. Ecco, non montiamoci la testa, però è importante anche vincere le piccole battaglie per il morale. Il sistema ha reagito in quel modo perché si è sentito colpito. Vuol dire che Facebook, che YouTube, che il canale di YouTube di Radio Radio cominciava ad avere il suo impatto. Ora, quello che mi fa pensare, ma perché sono ricorsi a dei sistemi così stupidi? Io non credo che il potere sia così stupido, a meno che non ci sia qualcuno o della gente che è abituata a vincere facile. Cioè, a YouTube hanno perso il contatto assolutamente con la realtà. Avendolo fatto con delle realtà minori, forse qualcuno che non è neanche italiano, non so chi, non sapeva cos'era Radio Radio, cosa rappresentava. Leviamo sto canale come l'abbiamo fatto 30, facciamo 31. Ecco, qui è il problema. Queste persone, il problema è anche la capacità, l'opportunità nostra di controattaccare e quando il nemico diventa troppo compiacente, compiaciuto di se stesso. Ecco, ovviamente dopo un po' di botte forte loro cercheranno dei modi un po' più furbi e un po' meno attaccabili per chiudere i canali. Vi faccio un esempio. Voglio chiudere un canale, io sono padrone di YouTube e che faccio? Posso mettere un video, far risultare che l'ha messo una persona, non c'è nessuna prova ed è fatta. E chi è che va a controllare negli archivi, nella traccia? Cioè, ci sono tanti modi. Quando tu non sei controllato, quando YouTube non sembra essere, sembra censurare. Tu puoi, allora, l'ho detto già una volta, se sei un giornale, sei un giornale. Se sei soltanto una piattaforma come lo è, per esempio, WhatsApp o una compagnia telefonica, non è che la compagnia telefonica è responsabile di quello che viene detto quando tu parli. Allora, YouTube potrebbe dire soltanto: noi pubblichiamo tutto,
parte cose palesemente oscene, come se tu entri in un locale e dici quello che ti pare, però se ti metti a urlare parolacce e bestemmi, questi chiamano la polizia, è ovvio. A parte ciò, allora, o tu mantieni le tue regole e fai come cavolo ti pare, e allora a questo punto ti leviamo la situazione di monopolio, t'abbottiamo de tasse e de regole, e a questo punto si crea le condizioni di mercato per un concorrente. E allora, non mi vuoi su YouTube? Io vado su un'altra piattaforma, sarò visto lo stesso. Vabbè, questo volevo dire, arrivederci.